Aneddoti sul territorio a parte, è indubbio che gli svizzeri, con i norvegesi e gli austriaci, sono coloro che hanno imparato a sfruttare al meglio la forza dell'acqua fin dai primi del Novecento. Me lo faccio raccontare dall'ingegnere esperto in idroelettrico Jean-Marie Rouillet. In realtà la produzione di energia idroelettrica è iniziata già nel 1800 ed è andata via via aumentando nel corso del 1900. Questa centrale è stata aperta nel 1925 per alimentare la ferrovia, perché la Svizzera, così come la Germania e l'Austria, non possedeva riserve di carbone e quindi si decise molto presto di alimentare i treni con l'elettricità. Oggi quanto producete, quanta percentuale di energia idroelettrica date al paese? In Svizzera il 60% del consumo totale di energia elettrica proviene dall'idroelettrico, il 35% dal nucleare e il restante 5% da fonti rinnovabili. Siete arrivati al massimo dello sfruttamento per l'idroelettrico? Purtroppo sì, perché la maggior parte delle risorse esistenti sono già state utilizzate. Oggi una parte dell'opposizione si batte per la tutela dell'ambiente e quindi contro un eccessivo utilizzo dei fiumi per produrre l'elettricità, ma è una questione molto delicata. Voi non investite tantissimo in altre energie alternative, avete investito quasi totalmente, se parliamo di energie green, nell'idroelettrico, soltanto una piccola percentuale. Circa del 5% proviene da altri tipi di energie green. Esattamente, abbiamo fatto diversi investimenti, ma c'è sempre chi si oppone all'eolico, al geotermico e anche all'idroelettrico. È un paradosso. Da un lato vogliamo sempre più energie pulite, ma allo stesso tempo siamo sempre noi a ostacolarne la produzione. La Svizzera è autonoma per quanto riguarda l'energia o dipende dall'estero? Dipende dal periodo dell'anno. In inverno la produzione si ferma e quindi è necessario importare l'energia dagli altri paesi. In estate invece avviene l'opposto. Produciamo più di quanto consumiamo e quindi esportiamo la quantità di energia in eccesso. Un altro esempio di cui stiamo parlando lo troviamo sul lago di Emosson, un bacino artificiale a 40 km dalla nostra cascata. Si può raggiungere in macchina, ma anche con una funicolare. Siamo infatti in alta montagna, a 1930 metri di quota. E quella che appare ai nostri occhi è una gigantesca diga ad arco, alta 180 metri e lunga 550, che ha creato una specie di gigantesca batteria elettrica incastonata fra queste cime. Il perché ce lo spiega meglio il nostro Valerio Rossi Albertini. C'è un principio fondamentale della fisica, che l'energia non si può né creare né distruggere, ma trasformare. Una centrale idroelettrica fa proprio questo, trasforma l'energia del movimento dell'acqua in energia elettrica, energia pulita del movimento dell'acqua in energia altrettanto pulita. Ma perché questa conversione? Beh, perché l'energia di movimento dell'acqua non è facilmente utilizzabile, mentre l'energia elettrica può essere trasportata molto facilmente e utilizzata in modo molto versatile. Uno dei principi fondamentali della fisica è che l'energia non può essere né creata né distrutta, ma per fortuna può essere trasformata. Una centrale idroelettrica, in fondo, è questo, un trasformatore di energia del movimento delle acque in energia elettrica. Energia pulita, quella del movimento delle acque, energia pulita, quella elettrica. E allora perché questa conversione? Beh, perché l'energia elettrica è molto più versatile e può essere trasportata a grande distanza con molta facilità. Com'è fatta una centrale idroelettrica? La possiamo vedere attraverso questo plastico. Qui c'è un alveo che può essere o naturale o artificiale, nel quale viene irreggimentata, viene fatta convogliare l'acqua. Vediamola. L'acqua scende e il movimento dell'acqua è ciò che trasporta l'energia. Immaginiamo ora di interrompere il flusso dell'acqua frapponendo una barriera che impedisca all'acqua di scendere. Che cosa succederà? Naturalmente si creerà un dislivello tra l'acqua che crescerà a monte e l'acqua invece che a valle continuerà a scorrere, almeno quel poco di acqua che è garantita dal cosiddetto deflusso minimo vitale. Ricominciamo, ecco, l'acqua sta scorrendo e a questo punto si crea il dislivello. L'acqua è molto più alta di prima e viene fatta passare attraverso un'apertura che potete vedere qui.
In questa apertura si pone il dispositivo vero e proprio di conversione del movimento dell'acqua in energia elettrica. Si chiama turbina. La turbina non è difficile da spiegare, basta utilizzare un dispositivo che conosciamo tutti quanti, la dinamo di una bicicletta, perché il funzionamento è analogo. Cosa succede quando si mette in azione la dinamo di una bicicletta? Beh, si mette a contatto con la ruota e la testa della dinamo inizia a girare. La testa della dinamo, come si può vedere qui, è collegata ad un magnete. Il magnete inizia a ruotare e crea una corrente elettrica all'interno degli avvolgimenti delle spire di rame che si trovano sulla superficie esterna della dinamo. Ebbene, questo stesso meccanismo è quello utilizzato dalle turbine all'interno delle centrali idroelettriche, ma con una differenza, ovviamente, che la corrente non è generata dalla rotazione dovuta semplicemente al contatto con la ruota della bicicletta, ma dalla fatto che l'acqua intercetta un'elica, eccola qui, che è solidale con l'asse della turbina. L'acqua mette in movimento l'elica ed ecco che viene prodotta l'energia elettrica.